Si è aperto con un minuto di silenzio il 10° congresso Wheel Trasporti Toscana per ricordare quanti, anche recentemente, sono morti sul lavoro. In Italia e in Toscana un numero di vite, spesso giovani, sempre troppo alto. È inammissibile che dall'inizio dell'anno siano caduti sul lavoro 153 persone. Quindi rimettere al centro il valore del lavoro, delle professionalità, anche e soprattutto invertendo la dinamica a cui stiamo assistendo. Addirittura in Toscana abbiamo la capitale italiana delle morti sul lavoro, appunto Livorno. Questi sono dati che non solo dovrebbero far riflettere, non solo dovrebbero far parlare, ma dovrebbero finalmente avere un riscontro fattivo, perché i tavoli da questo punto di vista si sono stati aperti fino ad ora per risolvere questo annoso problema. Direi che sono tavoli molto spesso che ospitano un comitato di pietra, molto spesso è la parte anche datoriale e anche la troppa sicurezza che delle volte può essere letale, ma anche la troppa disinformazione che ancora aleggia su questo gravissimo problema. Dalle infrastrutture ai trasporti, alle pulizie, all'igiene ambientale, ma soprattutto nel nostro congresso oggi cercheremo di parlare di quello che è l'attività del sindacato e di come il sindacato deve cambiare per stare al passo coi tempi, per stare in mezzo alle persone e per migliorare, perché nonostante i numeri anche della Wheel Trasporti crescono costantemente, degli iscritti o i voti che riusciamo a prendere durante le elezioni dell'RSU, noi crediamo che il sindacato abbia bisogno di un profondo cambiamento per restare al passo con i tempi e tornare ad essere quello che per cui è nato, un posto dove si discute, si elaborano idee, si decide come vorremmo la società e poi lavoriamo per cercare di migliorare quella che attualmente è una società che comunque crea un sacco di ingiustizie e non permette ai giovani di trovare lavoro o di potersi permettere di crearsi una famiglia, ai pensionati di vivere la loro pensione, ai lavoratori sempre più precari che chiedono insistentemente un cambiamento che noi dobbiamo cercare di dare in qualsiasi modo.